Buongiorno ragazzi. Oggi è una giornata in cui dobbiamo riflettere e poi dobbiamo ricordare quello che è successo nel 1980, 23 novembre. Ci deve far riflettere per due motivazioni. Più tutto perché alcuni eventi naturali ci possono sorprendere all'improvviso, quindi la prevenzione è fondamentale. Io voglio ringraziare qui è presente la nostra Protezione Civile che tanto sta facendo nella nostra comunità, e poi anche gli amministratori comunali devono fare la loro parte e i cittadini, quindi essere preparati. La scuola è fondamentale, so che i vostri dirigenti scolastici vi propongono delle progettualità in cui si parla di prevenzione in caso di calamità naturali, diciamo del senso civico, no? Del rispetto anche diciamo dell'ambiente, di tutto quello che può arricchire la vostra formazione, in questo momento importante la vostra crescita. Quindi la prevenzione, conoscere quello che può succedere. E poi anche il ricordo che i nostri concittadini che purtroppo si sono trovati in un momento sbagliato, al posto sbagliato, e che noi oggi andiamo a ricordare. Quindi faremo questo corteo, la lapide che abbia delle rose, e poi andremo alla nostra Basilica di San Michele Arcangelo. Quindi due momenti di riflessione importanti. Vi invito diciamo a rendervi partecipi emotivamente di questa giornata, a capire dalle immagini che avete visto della nostra città, di quello che è successo, perché io voglio ringraziare Mimmo Cinque che è un attento cultore di quella che è la storia di Piano di Sorrento, insieme al funzionario Giacomo Giuliano, all'assessore Rossella Russo e Carmela Cilento che sono presenti qui in sala. Ecco, le immagini vi fanno capire il dramma di quei momenti importanti. C'è anche il Presidente del Consiglio Comunale qui, che saluto, se vuole dire una parola mi fa piacere, perché Mario è veramente uno che insieme ad altri, vedo anche Giuseppe Coppola, erano presenti in quei momenti, diciamo, tragici che sono accaduti il 23 novembre del 1980. Presidente, vuole dire qualcosa? Allora, rivedendo, buongiorno a tutti, rivedendo quelle immagini non posso che ricordare quello che è successo quella sera. Diciamo, la nostra casa era, dico nostra casa, era quella di Madonna di Roselle. Io stavo a casa nel corridoio, stavo infilando i barros che erano degli stivali che si portavano negli anni Ottanta, stavamo per andare a ballare al Dum Dum, che era una discoteca che stava a piano, poi saremmo andati a Sorrento, una giornata qualunque, una giornata come le vivete voi adesso, una domenica di routine, all'epoca si andava a parlare la domenica, all'improvviso questa cosa nuova, noi sentivamo parlare del terremoto con la stessa distanza che avete oggi, il terremoto più recente c'era stato nel 43, un periodo bellico, per cui noi sentivamo di parlare di cenere, di lapilli, però non avevo mai avuto la percezione di quello che fosse veramente un terremoto. E io stavo in corridoio infilando questi stivaletti e mi trovai sballottato. Mamma stava nella stanza che era vicino, non riusciva ad alzarsi dal divano. Mio padre uscì fuori a una loggia grande che avevamo e rimanemmo tutti intrappolati in quella loggia. I palazzi oscillavano, non potete proprio immaginare, ma la cosa più tragica è che mancò la corrente e rimanemmo nel buio per 40-50 secondi sentendo le grida di tutte le persone che potevano starci, di tutti quelli che abitavano nel palazzo. Io ero, diciamo come voi, magari non molto attento, non molto, pure un po' lontano da quello che era la chiesa, la religione, ci trovavamo tutti quanti a pregare. Uscimmo subito,
scendiamo per le scale, ci ritrovavamo sulla stazione di Piano. Io ero il più giovane del mio palazzo, tutti mariti. Mi fu chiesto di ritornare per prendere il latte che il contadino Mauro ci metteva la sera vicino al terrazzo. Avevo 18 anni, ero, diciamo, con lui, di quelli lì che la sera facevano tardi, di quelli lì che facevano un po' gli spacconi, e un po' per il ruolo che ormai avevo addosso, diciamo, dovetti ritornare quasi per obbligo in quel palazzo. Entrai, uscì pure al terrazzo, il terremoto aveva rovesciato le bottiglie di latte, rifeci tutto il corridoio, andai in cucina, quei mobili di formica marroni che alla mia età se li ricordo, depredai tutto quello che potevo e ritornai come un eroe sulla stazione a distribuire quel po' di roba che ero riuscito a prendere. Da lì cominciavano ad arrivare le prime voci, alla ripa, è crollato tutto alla ripa, perché ormai mio padre sapeva che sarei andato via, mi salutò, disse, vabbè, tanto ormai sono sicuro che vai là. E andammo là e ci ritrovammo con un cumulo di macerie, dove adesso c'è l'hotel Sole Luna di fronte, stato ricostruito, palazzo crollato. E c'erano delle persone familiari che erano sopravvissuti, che non erano in quel palazzo. Eravamo forse fra i primi giovani non colpiti direttamente, non della zona arrivata, e ci venne un vecchietto vicino che chiamavano tutti Zia Mirlo, non ho mai saputo come si chiamava, che ci chiedeva con i soldi in mano di scavare. E perché aveva la sua famiglia sotto le dita. Scusa. E noi dicemmo, nessuno era disposto a salire quel cumulo di macerie. E dicemmo, ma no, che fate? Andiamo noi. C'ero io, Antonio Puzzo, Giacomo Marciano, i fratelli Gargiulo, i fratelli Cuccolo, Fabrizio Gargiulo. E ci lanciamo dietro quella trincea, una trincea di pietre, mobili, fotografie, collanine. E usciva qualche corpo così, una mano che usciva dalle pietre. La sensazione era che nessuno avrebbe potuto salvarsi, era tutto compresso, tutte pietre uno sopra l'altro, non c'era nessuno spazio. Però ci sbagliavamo. Allora venni, fece un altro scosso. Noi stavamo dentro, non potemmo riuscire e ci abbracciamo. Poi quando finì la scossa risalimmo e ognuno ci rincuorava. Avevano quasi vergogna di dire ricomincia a scavare. Ma noi ci ributtammo lì dentro, ma quella casa era nostra. In nottata riuscimmo a recuperare una vecchietta che era rimasta incastrata fra la spalliera del letto e il divano. Ci disse ho freddo, aveva freddo. Era lo stesso freddo che poi scendeva nella nostra anima, perché pensavamo di non riuscire più a recuperare nessuno. Quello che è grande di quei momenti è la solidarietà, quello che si creò. Uscimmo da quella trincea di nuovo. Nel frattempo arrivavano voci confuse, non c'erano telefonini, non c'erano una comunicazione, una protezione civile. Non smetterò mai di ringraziare la ditta Formile, che era l'unica attrezzata per qualche opera di intervento. Non so se qualche amministrazione l'abbia mai fatto. E arrivarono le scale per le luminarie e presero dal secondo piano il palazzo che ormai era crollato da dire davanti la famiglia Bucciero, che era rimasta in quattro sul ballatoio, Rosario Gargiulo, che abita alla ripa, lui e la madre, e salirono con la forza delle braccia, li prendevano sulle spalle e li scendevano, e poi passavano al palazzo di là. Ricordo di Federico, Iaccarino, Peppe Coppolo,
che stavano scavando al lato della pitafondo. Ogni tanto venivano e ricordo del tragico rinvenimento della macchina di Matteo Conte, che è morto per 3 metri. E quella arancia bene che è blu, che avete visto, il cognato stava con noi, credeva stesse più avanti, perché aveva amici in via Cassano. E invece poi fu ritrovato, rimuovendo le pietre e tutto. Finito questa nottata, poi arrivò l'esercito. Noi ritornammo, ci demmo appuntamento a 4 ore, perché io e Antonio Abuzzo risalimmo, la gente ci riconosceva. Tornammo nella sua 850, che aveva parcheggiato in Piazza Mercato, con panettoni, c'era una grande gara di solidarietà. Tutto via delle rose era piena di macchine, il campo sportivo di Sorrento, tutti gli spazi aperti, la stazione, il campo di San Liborio, erano i centri di aggregazione. Finito questo momento, iniziarono poi quelle che sono la storia, la maledetta storia italiana, tipicamente italiana, napoletana, delle speculazioni, del caso Cirillo, delle ricostruzioni, delle tangenti sui terremotati che portano addirittura all'arresto del sindaco di Sorrento. Cioè storie che poi vanno cancellate, diluite nel tempo. Noi dobbiamo ricordare innanzitutto e tranquillizzare anche i ragazzi. Le case che cadono a piano erano case costruite come se là in legno, come ormai non ce ne stanno più. Qualche ragazzo magari del Napoli non sarà nemmeno di piano, quindi mi invito, non so, a verificare con dei tecnici quello che sono le reali condizioni di ogni casa. La prevenzione è difficile, la prevenzione è un argomento che tocca tutti. La scuola fa sicuramente la sua parte, gli amministratori devono fare la loro parte. Diciamo che noi che abbiamo vissuto direttamente il terremoto, abbiamo ancora, come quella canzone di Pino Daniele, dice questa sera, non passa mai. La sera c'è sempre un ricordo, un pensiero, se stai in un'abitazione, se stai fuori casa, dici adesso se fa il terremoto, che cosa può succedere? Quando entriamo in una casa cerchiamo dove è l'architrave, sono esperienze che ci segnano, un po' come la guerra. Grazie di non voler dimenticare a tutti quelli che hanno permesso stamattina di vedervi qui dentro, con l'auspicio di ritornare un po' più arricchiti, di avere qualche conoscenza in più e soprattutto di aver rafforzato il valore della memoria, della ricorda, del rispetto dei morti di Piano, di tutta la Lucania, di tutti i terremoti del mondo. Vi ringrazio. Allora, tutto ringrazio il Presidente per un ricordo che viene dall'anima, si vede, non è niente di preparato in effetti. Allora ragazzi, adesso ordinatamente iniziamo a uscire, magari le insegnanti ci mettiamo in corteo.